Buonasera a tutti, sono molto felice di vedere quest'aula piena per sentire Flavio Caroli, che non ha bisogno di presentazioni per la sua notorietà, ma anche per i suoi contributi che ha dato alla storia dell'arte e al Politecnico, assolutamente. E sono anche molto felice di essere io a presentare in qualità di rettore questo incontro. Devo dire che quando mi è stato chiesto di presentarlo, ho detto vabbè, però prima devo leggere il libro, perché benché non sarò io a fare il colloquio, ma almeno sapere di cosa si parla. E sono rimasta affascinata, perché questo libro non è un manuale, non è una rassegna cronologica, ma è un racconto che è impostato sul dialogo tra un'esploratrice e un professore, e racconta fondamentalmente il fatto che l'arte di oggi è come se fosse un tetto che si basa su sette colonne, i sette pilastri, ma anche sono sette rivoluzioni, non soltanto sette pilastri, che iniziano dagli anni 40, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale. E lì ho ritrovato alcune delle mie passioni artistiche. Sono più interessata all'arte moderna che non a quella antica, ma vabbè, però mi è servito, perché ho imparato anche molte cose. Io qui mi taccio, perché oltre non sono in grado di andare, però devo dire che il libro è veramente molto coinvolgente. In un weekend l'ho finito, e ringrazio il professor Caroli per questo libro, perché per me è stato veramente importante e rilevante. Grazie. 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 Follo. Bene. Prof, eccoci qua. Devo dire, un po' un'emozione essere da questo lato del tavolo con te e non ad ascoltarti. È molto bello un po' riportarti a casa in qualche modo, perché il Poli è stato per tanti anni la tua casa come professore. Infatti qua ci sono, credo, una trentina di generazioni di tuoi allievi che hanno seguito un po' la maniera in cui ci hai raccontato l'arte, quindi tutti ti conoscono e non parlerò di te, ma due parole sul libro. Inizio con una frase che è proprio all'inizio del libro, è la tua esploratrice che dice: non mi piace e non la capisco. E questa frase un po' rispecchia uno stato d'animo che molti di noi hanno vissuto guardando un'opera d'arte contemporanea, e devo dire che seguendo le tue lezioni nel corso degli anni ho imparato due cose. Una, che quando le opere ci sembrano brutte, in realtà alla fine sono belle, o quantomeno sono brutte in un modo bello. Questa è una delle cose che ho imparato. La seconda cosa che ho imparato da te è che quando non le capiamo, forse stiamo guardando un'opera che è più importante di quelle che capiamo, perché molto spesso anticipa qualcosa che verrà e che ancora non esiste nel nostro mondo, e quindi forse comprendendola ci prepariamo a capire qualcosa che verrà, magari anche a cambiare il nostro comportamento se non vogliamo che quello che stiamo vedendo avvenga. E quindi questo libro è molto bello, perché in qualche modo spiega sette rivoluzioni che sono riflesse nella storia dell'arte in linguaggi che a volte non capiamo, non sono stati capiti, ma che hanno profondamente cambiato il nostro mondo. E quindi credo che questo sia un percorso davvero interessante per tutti noi che a volte ci troviamo a guardare le opere d'arte moderna e contemporanea con questo stato d'animo. E quindi lascio a te la parola e lo scorrere delle immagini, e cercherò, spero che qualche mio collega non faccia le pulci a quello che dirò, di fare qualche parallelo, se riesco, con le rivoluzioni che nella storia della scienza e della tecnologia in qualche modo sono un riflesso anche delle rivoluzioni di cui tu parli. Siamo al Politecnico e mi sembrava che questo potesse essere una maniera per guardare questo racconto. A te la parola. Grazie.
Ecco, adesso lo dico. Grazie. Allora, io ringrazio prima di tutto la Magnifica, ci siamo accordati che la dizione è questa, la Magnifica che ha detto delle cose molto giuste, poi io, abbiamo avuto, insomma, è stata fatta una domanda, lei ha risposto, cioè la sua passione poi è Jackson Pollock, quindi cominciamo esattamente da lì. E poi ringrazio Paola Bertola, sì, perché Paola Bertola è stata prima mia allieva al Trifoglio, la nostra aula storica è lì di fronte al Trifoglio, e poi è stata mia collega, cioè lei, credo che sia stata in sostanza lei a, sì, è un po' difficile tirarlo, lei a chiamarmi, poi gli ultimi anni li ho fatti a design, dove ho imparato un sacco di cose, devo dire, cioè c'erano temi ai quali ero probabilmente anche sordo e sicuramente incompetente, insomma devo a lei la passione, l'amicizia eccetera, per da prima come allieva e poi dopo come collega. Dunque, Jackson Pollock, sì, partiamo proprio da lì e partiamo esattamente, allora, i sette pilastri, ve li dirò tempo per tempo. Il primo pilastro è quello dell'informale ed effettivamente, insomma, è accaduto qualcosa di misterioso e di assolutamente magico in un certo anno, che è il 1943, cioè si è verificato quello che ha concepito un grande, forse il più grande storico dell'arte del XX secolo, che è Abi Warburg, il quale ha teorizzato, dapprima in Germania e poi nel suo meraviglioso istituto a Londra, ha teorizzato che curiosamente nella storia accadono cose contemporanee senza alcun rapporto di interdipendenza fra di loro. L'informale è nato così, senza alcun rapporto fra l'Europa e l'America, in modo assolutamente magico e quasi, non so come dire, quasi voluto dal destino. Allora, succede che nel 1943 a New York, dunque in una New York lontana dalla guerra, arriva Peggy Guggenheim dall'Europa, attraverso peripezie che potete ben immaginare con le persecuzioni che correvano in Europa in quel momento, si piazza a New York e New York apre due gallerie d'arte. La prima galleria è di sentimenti, diciamo così, figurativi. E perché? Perché Peggy usa i suoi e gli artisti che ha amato a Parigi, cioè fondamentalmente i surrealisti, in primis Max Ernst, che diventerà anche in questo momento suo marito. L'altra galleria è destinata, lei la definisce destinata all'arte astratta. Ora, attenzione, per arte astratta in questo 1943 si intende qualcosa di molto diverso. Il padre putativo di questa tendenza astratta in questo momento è Piet Mondrian, il quale a sua volta è fuggito dall'Europa, è arrivato a New York e quindi, quando si dice arte astratta, si intende un'arte geometrica, insomma, fondamentalmente. Ed è molto affascinante il rapporto di Peggy Guggenheim con Mondrian. Peggy Guggenheim era una donna di... Io adesso, vedete, io sono portato subito ad aprire parentesi e a raccontare storie. Peggy Guggenheim era una donna fantastica, di straordinaria intelligenza e straordinaria intuito, che io ho conosciuto in quel 1979, che purtroppo poi ha segnato anche la sua morte, e l'ho conosciuta in una, immaginatevi, cena sul Canal Grande per parlare della Biennale che sarebbe arrivata nel 1980. Lei era lì, seduta come Nefertiti su un trono, e il pittore Bepi Santomaso, un uomo estremamente ironico, insomma molto spiritoso, mi porta da lei e mi dice: parla. E io ho tentato di parlare di Jackson Pollock, di Max Ernst, non gliene fregava niente. Ho tentato di parlare di Jackson Pollock, non gliene fregava niente. Però io ero appena stato in quel momento a Parigi, dove avevo mangiato in un certo posto un'eccellente zuppa di
mul, come si dice, di cozza. E l'ho detto, non sapevo più cosa dire, insomma, ho usato questo argomento e lì ho visto Peggy Guggenheim drizzare le antenne, drizzare le orecchie e partecipare, insomma, ha voluto sapere tutto, dove era il posto, com'era eccetera. Io in quel momento ho capito che avevo di fronte, lo sapevo già, ma lì proprio ho toccato con mano che di fronte a me avevo una donna di intelligenza e di appetito, ecco, eccezionale, appetito di esseri umani, perché di esseri umani, cioè lei era una conoscitrice formidabile, un intuito formidabile sulle persone, di opere d'arte. Infatti quello è il momento nel quale dichiara: io d'ora in poi acquisterò un'opera d'arte ogni giorno, e questo ha puntualmente fatto, oltre naturalmente il suo appetito per la zuppa di cozze che esso stesso appunto non guastava. E allora, insomma, questo suo rapporto con Mondrian è molto affascinante, perché Mondrian era un uomo ormai a quel punto attempato. C'è l'autobiografia di Peggy Guggenheim, edizioni Rizzoli, che credo sia stata anche, ecco, vedo una signora che assente, dove lei racconta il suo rapporto con Mondrian anche, e dice allora sono andato a trovare Piet Mondrian nel suo studio, punto. È incredibile l'energia della quale ha dato prova quest'uomo di 70 anni, punto. E poi ha proseguito appunto raccontando le cose. Quindi lì una storia quasi verosimilmente c'è stata, ma era Piet Mondrian che segnava appunto il destino dell'arte astratta in America. Però lei, nella sua intelligenza e nel suo intuito, le due gallerie erano uptown, quindi nella New York affluente, le sue antenne la guidavano infallibilmente verso downtown. Perché? Perché a downtown stava crescendo questo gruppo di artisti, proprio cresceva, litigavano addirittura sul nome, questo gruppo di artisti che sarebbero chiamati espressionisti astratti. Addirittura a un certo punto hanno litigato sul fatto che ci volesse il trattino fra espressionisti e astratti, cioè è un aggettivo o è un altro sostantivo, quindi insomma la cosa era completa, ma erano tutti, e questi erano Pollock, De Kooning, Mark Rothko. L'altro ieri sono andato al Teatro dell'Elfo qui, dove ho visto insomma un'opera molto interessante sulla fine appunto di Mark Rothko, gli ultimi tempi, comunque un genio puro della pura pittura, Franz Klein, insomma un gruppo straordinario, e lei protende le antenne e questa cosa la sente. Soprattutto in questo momento si innamora del lavoro di Jackson Pollock, e siccome in questo momento a New York le sta cambiando appartamento e prende un nuovo grande appartamento con un atrio, fate conto, grande come questo, insomma grosso modo, affida a Pollock il fatto di dipingere un murale per coprire tutta una parete, murale su tela, non murale ad affresco. E qui noi cominciamo ad avere le testimonianze assolutamente commoventi di Pollock stesso, il quale scrive al fratello e dice, prima di tutto c'è la testimonianza di lei, dice: ma Pollock arrivava lì tutte le sere, non ha fatto niente per dei mesi, si sedeva davanti alla parete bianca e poi stava lì e poi se ne andava. E poi ci sono le lettere di Pollock al fratello, che sono bellissime, perché per esempio a un certo punto una lettera dice: ieri finalmente abbiamo montato la maledetta cosa, the damned thing in inglese, cosa che viene normalmente tradotto in italiano maledettamente, insomma dannatamente, ecco, invece letteralmente vuol dire the damned thing, eccitante come tutto l'inferno, normalmente viene tradotto maledettamente eccitante, e invece no, in inglese è testualmente exciting as all hell, come tutto l'inferno. E fatto sta che Pollock lì dipinge l'inferno, perché concepisce questa gigantesca tela. Beh, intanto
è commovente il fatto che lui scrive al fratello: ieri abbiamo montato la maledetta cosa, the damned thing, eccitante come tutto l'inferno. E lì è questa cosa che concepisce Pollock, non ha precedenti nella storia della pittura, perché quello che era stato inventato in Italia 4 secoli prima, cioè il respiro dello spazio, la misurazione dello spazio, la centralità dell'uomo in quanto misuratore dello spazio, cioè l'umanesimo, insomma l'idea che l'uomo è centro del mondo, sparisce, perché lì la pittura fa muro, l'occhio non penetra oltre questa siepe appunto di forme che hanno forma di fiamme, appunto eccitante come tutto l'inferno. Insomma, qui cambia tutto. Questo è il momento nel quale Jackson Pollock inventa, ed ecco che arriviamo all'idea di Paola, introduce nel sapere, non nella pittura, nel sapere contemporaneo, l'idea di caos, che dominerà gli ultimi, no? da quel momento in poi, certo. Dominerà in tutti i modi la nostra cultura, uscirà una teoria appunto del caos. Cioè, così come nel 1907 Picasso, nel momento in cui dipinge le Demoiselles d'Avignon, scrive il testo fondamentale della relatività che dominerà l'intero secolo, e così in questo momento Jackson Pollock introduce l'idea di caos che dominerà la cultura del nostro tempo. Beh, è bello che cominci il libro con questo pilastro, la teoria del caos, perché nel mondo scientifico è effettivamente una rivoluzione che marca il secolo scorso in maniera proprio indelebile, perché è il momento in cui ci dobbiamo arrendere al determinismo delle leggi che iniziano con Galileo, e questa teoria anche di matrice matematica in realtà introduce dei concetti che sono completamente nuovi, appunto. Abbandoniamo il determinismo e dobbiamo arrenderci al fatto che persino la scienza è fallibile, quindi non ci sono più in fondo le certezze che hanno dominato il pensiero scientifico a partire da Galileo in poi. Credo che questo primo pilastro sia anche uno dei pilastri fondamentali che ha trasformato profondamente il mondo scientifico del Novecento. Beh, caos non vuole affatto dire confusione. No. No, non vuole dire confusione, vuol dire energia, fondamentalmente vuol dire energia. Jackson Pollock introduce nella cultura, ripeto, non solo nella pittura del nostro tempo, l'idea di energia. Fatto sta che subito dopo, nell'immediato dopoguerra, Pollock arriva anche all'invenzione di una nuova idea di pittura, ecco, ce l'avete sullo schermo in questo momento, che lui stesso definisce dripping, cioè colature, insomma la tela viene stesa sul pavimento, e Pollock la compone, e la compone partendo dall'uso appunto della costruzione delle immagini degli indiani Navajos. Lui veniva dal Wyoming, e quindi era nato con la cultura e con l'immagine della cultura pelle rossa. E quella è l'idea originaria. E quello che è straordinario è che nella bellezza appunto di questi, ecco, quando la Paola diceva la bellezza della bruttezza, eccetera, è certo che quello è un tema fondamentale. Dante Alighieri, no? Dante Alighieri, Dante che dice sollevò la bocca dal fiero pasto, adesso scusate, cito così a caso, quello è un padre che sta addentando un figlio, eppure è sublime, la bellezza è sublime, insomma, di queste poche parole. E Pollock è assolutamente perfetto nell'ideazione e nella costruzione di queste immagini. Vede, qui è un po', a me scappa anche di raccontare un episodio. Ero nel dipartimento nel quale mi sono formato all'Università di Bologna, dunque Longhi, Arcangeli, eccetera. Un certo giorno con Arcangeli arriva una signora che voleva fargli vedere un pittore figurativo di medio valore, e voleva convincerlo della grandezza di questo valore, ed eravamo nella biblioteca, e questa non lo sai neanche tu la storia, scusate, poi vi spiego chi è lui.
E dopo un po' Arcangeli non ne poteva più, insomma, di questa storia. Amedeo Bocchi era il pittore, non ne poteva più. Allora semplicemente si è voltato verso la biblioteca, ha preso un libro di Tiziano, ha preso un libro di Pollock e poi c'era lì quello di Amedeo Bocchi. E Arcangeli ha messo lì, ha messo Tiziano e Amedeo Bocchi, ha detto, vede, non tiene. E ha messo Tiziano e Jackson Pollock, ha detto, vede, tiene. È tutto lì, capite? La qualità. Dov'è la signora che è venuta prima? Eccola là, che è venuta prima a lamentare il fatto che la pittura è morta. La pittura non è affatto morta, tant'è che l'intuizione, appunto, c'è una qualità intrinseca, insomma, una magia intrinseca che va riconosciuta. E Pollock inventa dunque questa tecnica. Tant'è vero che nel 1952, avendo inventato questa tecnica, fa questo quadro che è un assoluto capolavoro, il cui titolo è Pali Blu. Pollock a un certo punto ha rotto con la città di New York, this damned New York City, proprio a un certo punto non ne poteva più, insomma, della città, e si ritira in campagna a Long Island, vicino a una foresta, insomma, un bosco, e tutti i giorni prendeva la macchina e faceva una corsa lungo questa foresta a velocità sfrenata, e questo è il momento nel quale, questa è l'immagine di tutto ciò, l'occhio beve vertigine, beve emozione, beve il senso della velocità, beve il senso probabilmente ubriacante anche della fine. Fatto sta che questo è del 52, quattro anni dopo, nel 1956, Jackson carica in macchina due signore, una è la sua fidanzata del momento, l'altra è un'amica della sua fidanzata, e quasi sicuramente punta la macchina contro uno di questi pali blu che vediamo in questo momento. Curiosamente, guardate, proprio un paio di mesi fa, una notte, su, vi dico anche dove, su Rai 5, ho visto le immagini, perché io ne ho sempre avuto ho sentito la leggenda, insomma, di questo incidente, e citavo anche in un libro che è uscito quasi 40 anni fa il fatto che c'era ancora, 40 anni fa c'era ancora chi ricordava un clacson che non cessava di suonare. Ho visto le immagini ed era una macchina decappottabile, completamente rovesciata, insomma, c'era proprio il senso della... Il senso del romanticismo del dopoguerra. Fatto sta che l'incidente di Pollock, il suicidio di fatto di Pollock con quella macchina, segue di pochi mesi la morte leggendaria di, come si chiama l'attore, di... James Dean sulla sua Porsche, e lì proprio nasce la leggenda del romanticismo del dopoguerra, che vuol dire in musica Charlie Parker, che vuol dire tutto quello che noi ben conosciamo di quei primi anni di dopoguerra. E allora capite che qui è accaduto proprio qualcosa di eccezionale. Parlo ancora, questo nel 1943, contemporaneamente, scusate se io mi attardo un po' in questo primo capitolo, ma è fondamentale per mettere alcuni pilastri, appunto, fondamentali. Fatto sta che in questo 1943, avanti per favore, adesso passiamo rapidamente da Mark Rothko, ma non abbiamo il tempo di fermarci, in Europa... Un pittore francese di buona qualità e di buon talento di pittura, che si chiama Jean Fautrier, però nella Parigi occupata dai nazisti, quindi in un clima completamente diverso, lascia la città, si ritira in campagna e dalla sua casa in campagna vede un campo di concentramento. E vede questa povera umanità. E comincia a dipingere questa serie di dipinti, la serie intitolata Otage, gli ostaggi, non per nulla il quadro che vediamo in questo momento ha per titolo L'Ebrea. E questo fa, cioè la forma sparisce. Dice, ma è arbitrario? No, non è arbitrario, perché
perché purtroppo devo informare me stesso e un po' anche voi che noi per un soffio nella storia dell'universo assumiamo una forma, ma in realtà siamo materia e Jean Fautrier lo concepisce. La differenza fra la perdita di forma degli americani, insomma di Pollock, e la perdita di forma degli europei è proprio nell'idea di questa perdita di forma. Per Pollock vuol dire essenzialmente, abbiamo detto, energia, cioè gesto, cioè come dire, il senso transeunte, ecco, spaventosamente veloce della vita. Per Jean Fautrier vuol dire materia, sedimentazione della materia, peso della materia, verità appunto su quello che noi siamo in quanto materia. E a questo punto il gioco è fatto. E quello che è curioso è che vogliamo anche dire, no, l'italiano, dobbiamo parlare di un italiano, ma lo rimando brevemente. Il fatto è che in questo dopoguerra la cultura informale diventa essenziale, ma tutto ciò ha un seguito, ha un larghissimo seguito. La prima conseguenza è quella negli anni, fine anni 60, insomma metà anni 60, dell'arte povera, tutto quello che a voi arriva, che suppongo, dell'arte povera, che a suo tempo anche rapidamente vedremo, è perdita di forma, è natura, è appello alla natura e quindi negazione appunto di una certa idea di forma. Poi c'è stato un terzo informale che si è scatenato letteralmente a cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. C'è un pittore romano, che amico mio, insomma, che io ho conosciuto subito, che si chiama Notar Giacomo, e leggermente appena più venuto dopo c'è proprio lui, guardate, Gaetano Grillo, che è qui in primo piano, il quale è innamorato della pittura. Lui l'ha dichiarato anche: io quando dipingo sono felice quando dipingo. Il senso della materia della pittura, il senso della materia appunto e della bellezza intrinseca e occultata nella materia. E poi c'è anche un quarto capitolo di informale che tocca gli artisti ancora più giovani, del quale almeno un protagonista è qui presente, ed è Alessandro Busci, che è qui da qualche parte, cioè, sapete, io Alessandro Busci l'ho conosciuto là in cima al Trifoglio, in una prima lezione di un certo anno accademico, mi scappa da ridere perché mi ricordo le 1000 persone che, o 600 persone che c'erano, e Busci è partito figurativo e progressivamente, e deduco io, dico io, evidentemente la forma non gli è bastata più, insomma c'è qualcosa nella forma che riduce, che costringe, che capite, cioè Giacomo Leopardi, se avesse scritto l'infinito con delle parole prive di una enorme latitudine semantica, non avrebbe scritto l'infinito, perché ogni singola parola nasconde aperture, appunto. E il caso di Busci è quello. C'è uno scultore, altro mio allievo, di nome Alessandro Nava, il quale aveva fatto qui a Milano al Museo Messina, che è un'architettura 6-700esca, insomma classico barocchetta, l'aveva avvolta, purtroppo l'hanno distrutto ed è un grande peccato, aveva messo una spirale di vegetale, insomma di elementi vegetali che lui aveva piegato a mano, ed era assolutamente affascinante perché c'era la razionalità, la ragione, ecco, diciamo così, dell'architettura antica stritolata, soffocata quasi da questa, della natura appunto che saliva e che la stringeva come un serpente. Quindi siamo già a quattro stagioni
Tant'è vero che io credo che anche oggi quelli che hanno, insomma, io esito sempre a parlare degli artisti sotto, diciamo, una certa età, perché diamogli tempo di maturare, di costituire un loro linguaggio, ma insomma credo che la lingua forse oggi più diffusa anche dei giovani sia proprio quella, insomma, batta in quella certa direzione. Fatto sta che noi italiani, avanti per favore, in questo senso non dobbiamo lamentarci proprio per nulla, perché abbiamo avuto un protagonista mondiale dell'informale, che è, come vedete, Alberto Burri. Alberto Burri, questo è fine anni 40, insomma, prime anni 50, come vedete compone queste opere come questa, con coi sacchi degli aiuti economici che arrivavano dall'America, il piano Marshall, no? Letteralmente Burri era umbro, quindi c'è proprio questo senso francescano, povero, una materia appunto destinata a essere usurata e a non valere nulla, e lui la rende preziosissima e la compone. Ecco appunto il questo è il caso di un caos ordinatissimo, addirittura pensato per strutture come un Mondrian, adesso lo dico fra virgolette naturalmente, perché quei crateri, perché la suddivisione dello spazio e quella ferita che si apre. Quella ferita che allude, e questo lo so perché me l'ha detto lui, che allude a... era medico Burri, ha un'incisione chirurgica ancora slabbrata, quindi alla carne, insomma, al senso proprio vivo della carne. Burri in questo senso è proprio un grandissimo artista. Io, guardate, ve la dico proprio in due parole, io ho conosciuto Burri nel 69, perché io mi sono trasferito a Roma, ho vinto una borsa di studio, lui stava con una mia compagna di studi, e 10 anni dopo ho dovuto scrivere un libro su di lui. Sono andato a trovarlo a Città di Castello, lì abitava, lì c'è il suo museo, mi ha portato in questa sua casa che si chiama una casa di passo. Era cacciatore Burri, era cacciatore forse anche sanguinario, e là in cima lui andava a caccia, poi l'aveva senza strada, quindi fuori strada, potete immaginare, là in cima al mondo, restaurata, ed eravamo là in cima, e a un certo punto si è trattato di dormire, io ho capito che non avrei dormito, mi sono affacciato e ho visto una delle cose più indimenticabili della mia vita, perché intorno a noi c'era solo natura, ma natura in due tonalità, una tonalità, era notte di luna fra l'altro, tonalità verde scurissimo e la tonalità illuminata del cielo, quindi una specie di rocco, ecco, una specie di rocco. E a un certo punto ho sentito di fianco a me Burri stesso, il quale non ha detto niente, ma io dovevo scrivere di questi suoi dipinti intitolati Cellotex, che erano dipinti divisi da una linea d'orizzonte. Lui è arrivato lì e ha fatto semplicemente così, mi ha fatto vedere la linea di orizzonte. Ecco, io in quel momento ho capito una cosa che ovviamente non ho più dimenticato, cioè ho capito qual è la linea di come forse è possibile esprimere la linea di demarcazione fra l'essere e il nulla. Quindi non è uno scherzetto propriamente. Qual è la linea? Solo l'arte può osare, ecco, avvicinarsi appunto a quel mistero. E Burri mi fece capire che lì, davanti a quella natura, ci si poteva avvicinare. E questa, insomma, è l'arte di Burri. Per ogni, e qui chiudo e poi sarò molto più veloce dopo, e qui chiudo perché per ogni pilastro io segnalo anche il protagonista vivente. Andiamo avanti, per favore. E nella fattispecie segnalo questo, che è Julian Schnabel. Io sono sicuro che voi conoscete Julian Schnabel più come regista che come pittore. Perché? Perché ha fatto dei film molto belli, adesso vi ricordo solo quello Basquiat, no? tanto per dire, e altri.
Questo quadro io lo esposi in una mostra alla Triennale di Milano nel 1980, in una mostra intitolata Nuova Immagine, perché quello era il momento delle nuove cose. Ed è una cosa, capito, lo spessore è questo, non è questo, fatta di piatti rotti, di piatti rotti. Io avevo conosciuto in verità Schnabel già due anni prima, perché stava a Milano Schnabel con una compagna, una modella bellissima, e lui per campare lavorava in un ristorante e faceva poco più che il lavapiatti. E secondo me, quando è stato invitato a fare una mostra a Milano, ha voluto fare un quadro di piatti rotti. Ma guardate l'eleganza. Guardate l'eleganza, cioè col senso di questo bianco attraversato da questa larga fascia viola. Insomma, è questo Schnabel, rozzo, apparentemente brutale, ma a modo suo elegantissimo, come si vede appunto anche nei suoi film. E questo, insomma, è chiaramente uno dei pilastri fondamentali che reggono fino ad oggi. Alla Pao. E qua tu dici... E lui vuole fare opere d'arte con tutto il mondo, cioè mette dentro questa propria dimensione di voler dare un suo ordine, appunto, rozzamente elegante al caos, e questo devo dire mi è piaciuto molto nella tua descrizione. Ed è derivato, perché l'idea, questa frase qui, è insomma qualcosa di simile, aveva già detto Robert Rauschenberg, quindi si vede proprio la continuità di questa cultura che d'altronde Rauschenberg è più o meno si lega al mondo della pop art, ma è qualcosa di profondamente diverso, arriva proprio da questo mondo informale, sempre fra virgolette. Il mondo, l'idea di mettere il mondo intero dentro, esprimere insomma la vertigine del mondo intero dentro l'opera d'arte. Infatti il secondo pilastro che noi affrontiamo è proprio quello della pop art. Allora qui... bisogna capirsi su una cosa prima di tutto. La parola pop art non è affatto nata in America, negli Stati Uniti, ma è nata in Inghilterra. E a creare, a dare la parola è proprio costui che è Peter Blake, si chiama Peter Blake, e anche questo io sono sicuro che voi lo conoscete benissimo, perché è quello che ha fatto molte copertine dei Beatles, prima fra tutte il Sergente Pepper, Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club Band, l'ha fatta lui, e perché c'era un mondo molto stretto a Londra ed erano molto legati i poeti, gli scrittori e appunto anche gli inventori di arte visive. E appunto questo è proprio il modo di mettere il mondo intero dentro a un'opera d'arte. Il mondo intero che è il mondo, è un mondo privato nel suo caso fondamentalmente, fatta di immaginette, fatte delle cose che si trovano in un vecchio armadio, insomma, quindi immagini di college, vecchie fotografie, eccetera. Il tutto appunto proposto nel modo più semplice, da qui l'invenzione della parola pop art appunto da parte degli inglesi. Dopodiché tutto questo, ripeto, legatissimo con la musica, la manifestazione più forte è poi quella dei Beatles, insomma, i quali alcuni mesi fa mi è arrivato a casa un libro intitolato Popism, Andy Warhol, Popism, e io ho pensato il solito libro su Andy Warhol, l'ho lasciato lì sul comodino, poi dopo mesi mi sono reso conto che no, invece era un libro scritto da Andy Warhol sugli anni in cui è arrivata la pop art negli Stati Uniti, quindi stiamo parlando del 63, 64, 65, ma soprattutto 63. E voi capite che in questa New York, beh, dunque intanto l'intellettualità di New York è la più snob del mondo intero, questo è ovvio, in questa New York nella quale arrivano i Beatles, che occupano all'improvviso il primo e il secondo posto in classifica, a dispetto di, c'era di tutto, Elvis Presley, tutto quello che produceva la cultura americana e della quale la cultura americana era stra innamorata,
E beh, insomma, tutto ciò creò evidentemente uno shock. Fra l'altro Andy Warhol è molto spiritoso, insomma, proprio nel raccontarlo, tant'è vero che racconta, per esempio, che l'intellettualità newyorkese, che, ripeto, è la più snob del mondo, era sempre andata a lezione di francese per poter dire: beh, io ho letto Proust in lingua originale, Baudelaire in lingua originale, eccetera. A questo punto gli americani andavano a lezione dagli inglesi per imparare un po' di accento londinese, per poter dire: noi, dopo tutto, noi veniamo da Londra. Quindi potete immaginare lo shock. E prima di tutto, naturalmente, tutto ciò tocca Andy Warhol, il quale con gli altri c'entra abbastanza poco, insomma è una specie di filosofo, ecco, diciamo così, di questa nuova cosa che è la società e il mondo del consumo. Non dico di più, chiudo. Consumo. Io faccio un piccolo legame col mondo della scienza, che sembra lontano, ma il Novecento è sicuramente il secolo del consumo e del mercato, in cui l'opera d'arte diventa appunto un bene di consumo, ma le merci perdono il loro valore intrinseco e il vero valore è il valore di scambio, lo scambio, il mercato. È proprio il momento in cui le discipline scientifiche, soprattutto quelle matematico-fisiche, imprestano i loro modelli, gli algoritmi, gli approcci al mondo economico, e progressivamente l'economia reale si stacca dal mondo della finanza. E quindi sicuramente questo mondo dell'arte riflette moltissimo quella fase, che poi tra l'altro abbiamo pagato anche molto caramente con le crisi finanziarie che sono arrivate all'inizio del secolo successivo. Quindi è stata proprio una dinamica che appunto Andy Warhol, quasi da filosofo, ha intercettato molto bene. Sì, come dimostra gli eventi di ieri e di oggi, voglio dire, più di così. Ecco, sì, però, allora, di Andy Warhol si è soliti dire, anche qui sarò rapidissimo, si è soliti dire, perché lui ha scritto questo libro intitolato La filosofia di Andy Warhol dalla A alla Z, e si è soliti dire tutto si riassume nell'idea: un affare è la migliore opera d'arte. Ecco, a me tutto questo non è mai tornato, adesso vi spiego perché. Non è mai tornato dal vivo, insomma, non è mai tornato. Perché secondo me questo famigerato cinismo di Warhol è tutto dubbio, e devo dire che io sto conoscendo da alcuni mesi a questa parte, qualche mese a questa parte, una grande rivincita, perché l'ho sempre sostenuto, e fatto sta che adesso, in questi giorni, al Museo di Brooklyn c'è una mostra di Andy Warhol nella quale si dimostra il complicato e sofferto rapporto di Andy Warhol proprio con la religione, cosa che io ho toccato con mano. Adesso vi racconto brevemente come. Con la religione, perché lui era di origine cecoslovacca, la madre legatissima alla religione in chiave ortodossa. E lui ha vissuto questo rapporto, insomma, le prime opere di Andy Warhol sono delle immagini di Gesù Cristo, capite? Allora, perché io ho sempre avuto questo dubbio? Perché verso il Natale del 1975, insomma, ero a New York e ho chiesto a una signora, che è un po' una leader lì, Martha Jackson si chiamava, di incontrare Andy Warhol, e lei mi ha preso un appuntamento. Sono arrivato alle 4 del pomeriggio. Se non che la factory di Andy Warhol a questo punto era un appartamento al terzo piano, non mi ricordo, ma sotto c'era la libreria Rizzoli. La libreria Rizzoli era proprio il centro di quello snobismo della cultura newyorkese alla quale accennavamo prima. E la vetrina della libreria Rizzoli era piena di libri di Pasolini. Siamo a Natale del 75, cioè Pasolini era stato ucciso il 2 di novembre, ok? Quindi allora io salgo, arriviamo, insomma, mi metto lì con Andy Warhol. Adesso ve la faccio proprio corta, primi quarto d'ora assolutamente insignificanti, perché lui voleva dare l'immagine dell'insignificanza, dice: no, tutto ciò è solo una pellicola, ponte basta.
Poi non so perché salta fuori la parola Pasolini e qui la scena cambia da così a così, perché Warhol diventa interessato, vuole sapere tutto quello che io poi non sapevo nulla, ma sapevo quello che avevo letto sui giornali. Insomma, la cosa va avanti per più di un'ora questa cosa e insomma, chiaramente lui era molto coinvolto. Secondo me quello che c'era dietro era l'idea della scommessa, cioè che cosa ognuno di noi è disposto a buttare nel piatto delle proprie passioni, insomma, fondamentalmente. E insomma, fatto sta che poi alla fine Warhol mi accompagna all'ascensore, mi dice: se ha bisogno di qualcosa a New York me lo dica, ho avuto bisogno, dovevo incontrare una persona, me l'ha fatto trovare. E poi ho cominciato a incontrarlo qua e là nel circo dell'arte una volta. Beh, a Londra sono arrivato una sera, ho visto che c'era la sua inaugurazione, sono andato, c'era la gente così, lui non c'era. Ho chiesto, era alla toilette a rimettere, perché la folla temeva la folla, l'assembramento, insomma. Finché lui alla fine è venuto a Milano. È venuto a Milano per fare al Credito Valtellinese, lì al Palazzo delle Stelline, un omaggio a Leonardo, all'ultima cena di Leonardo. Allora io, ammaestrato dalla storia di Londra, sono andato il giorno primo, ho detto non vado all'inaugurazione. E lì è successa una cosa molto strana, perché lui ha voluto, anche lì si è messo a parlare e ha voluto sapere tutto, non tanto dell'ultima cena di Leonardo, ma dell'ultima cena, ha voluto parlare, che gli insomma dicessi la mia opinione. Secondo me lo commuoveva particolarmente la storia dell'orto del Getsemani, che è il tradimento, eccetera. Insomma, fatto sta che avviene. La sera dopo, dov'è la Rita Iraghi, che forse c'era? Ecco, la sera dopo Crizzi aveva fatto una cena, forse tu c'eri anche quella sera lì, e per lui, perché lui le aveva fatto due ritratti che erano quelli che comparivano sempre sulla Repubblica, vi ricordate quando c'era la pubblicità? E lui prima era all'inaugurazione, poi alle 10 sento le mani sulle spalle, lui si è seduto lì di fronte a me, io ero nel tavolo, guarda, qui è un discorso fra, io ero al tavolo con la Carla Vanni, Nisi Voce, eccetera, lui si è messo nel tavolo lì di fronte. E durante la cena mi ha fatto molta impressione, perché intanto aveva una parrucca argentata a questo punto, ma non c'era niente di grottesco, c'era qualcosa di tragico, gli era andata storta. E poi, adesso io veramente, mia moglie mi dice non lo dire, ma io ve lo dico, io parola d'onore che a un certo punto ho visto il teschio, insomma proprio l'ho visto morto, c'era qualcosa di funebre, ecco, fatto sta che la settimana dopo il Corriere apre prima pagina morto Andy Warhol. E ho poi saputo da una nostra comune amica, che è la moglie di Fabio, che faceva la manchene, insomma, ai tempi, lei era a New York, era l'unica italiana entrata nel giro di Andy Warhol, e lei l'ha vissuto a New York e dice che sì, si è sparsa la voce, Andy deve essere operato, piccolo intervento chirurgico, piccolo equivoco, adesso non so di che tipo, era cistifelle o qualcosa del genere, insomma piccola morte. E quindi mia personale opinione, Andy Warhol, che doveva essere tanto cinico, in realtà aveva una paura tremenda proprio del nulla, che teorizzava il nulla, aveva una paura tremenda del nulla. Questa è la mia opinione, e devo dire che quello che sta tirando fuori la mostra di New York, cioè la sua opera precedente, i suoi diari, eccetera, eccetera, un po' lo dimostrano. Basta, passiamo al prossimo pilastro. Il proprio pilastro è quello della figurazione, perché anche qui, cioè,
Anche qui. Poi ci sono i trend, no, adesso qui ha ragione Bushi, che è là da qualche parte, che ne parlavamo anche l'altra sera, cioè all'improvviso il trend deve essere quello informale, ma nessuno l'ha detto, e men che meno chi affida la propria passione per la pittura all'informale pensa che debba essere per forza quello, perché c'è la grande tradizione della figurazione, insomma, della pittura figurativa, figuriamoci. E il più grande in questo senso è Francis Bacon, che vedete in questo momento, il quale a un certo punto concepisce, ispirandosi a un grande, un capolavoro di Velázquez, che è il ritratto di Innocenzo X, che è a Roma, concepisce questa serie di papi, se non che il pontefice di Velázquez è sornione, sospettoso, naturalmente pittura bellissima, Velázquez è la pittura stessa, insomma, la qualità, l'idea stessa della qualità della pittura. Però non è che Bacon scherza, anche lui in immagini come queste, il rapporto fra quel bianco esilissimo e quel viola, insomma, è grande pittura anche questa. Ma il pontefice di Francis Bacon è chiuso, come vedete, in una specie di gabbia per scimpanzé e dietro un vetro, e quindi c'è qualcosa di... e urla, cioè c'è una specie di invocazione costretta nella strozza, che non esce dalla strozza, la volontà di comunicare qual è, urla, e se no Francis Bacon non l'avrebbe dipinto tutta una serie di dipinti con quest'urlo. Ora adesso fate conto che io è una vita che sogno di fare una mostra intitolata L'urlo, che cominci da, che ne so, da Michelangelo, addirittura da Masaccio, e passi per poi ovviamente l'urlo di Munch per arrivare a Francis Bacon, e non ci sono mai riuscito e non ci riuscirò mai, perché l'urlo di Munch non lo prestano e quindi non ha senso fare l'urlo se non mi danno l'urlo di Munch. Ma insomma, raramente la pittura ha toccato punti di drammaticità, di tragedia, ecco, come tocca Francis Bacon. Ma ora, tu qua, parlandoci di pittura figurativa, dici che questa è pittura figurativa che in qualche modo è legata al fatto che c'è la fotografia. Nel Novecento arriva, questo in realtà nel secolo precedente, questo mezzo tecnico e tecnologico, e questo cambia il rapporto, appunto. E lui si è ispirato dalle fotografie, infatti, quando è partito con questa idea di queste teste. Perché appunto futurista è un mezzo che porta con sé la riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, come è stato detto, e che ha una potenza figurativa che è sicuramente incomparabile a quella della pittura. E certo, e lui lo fa proprio in dipendenza e in polemica nello stesso tempo, cioè diventa inestricabile il rapporto dell'artista contemporaneo nella costruzione dell'immagine, rispondo sempre alla signora di prima, è inestricabile il rapporto dell'immagine tecnica con l'immagine appunto ad altissimo livello come quella di Francis Bacon. E poi guardate, io adesso non mi permetto nulla, ma insomma, se pensate alla storia degli ultimi, almeno degli ultimi tre pontefici, proprio alla volontà di comunicare a qualcosa che non funziona, a qualcosa che non passa messaggi, ci fa supporre che veramente l'arte ha delle antenne che anticipano, insomma, anche la storia e quello che avviene. Beh, è impressionante, dai, questo. Cioè, sembra di vedere uno dei papi a noi contemporanei, insomma. E poi naturalmente c'è, devo proclamare il massimo artista vivente, che è, eccolo qua, che è un signore che ha più di 80 anni, ma è di una giovanilità assoluta, inglese anche lui, che si chiama Peter Hockney, il quale fa delle opere meravigliose. Io vi faccio vedere un'opera giovanissima. Anna si corregge, David Hockney, hai detto Peter. Cosa ho detto? Peter. Ah no, Hockney. Peter è l'altro. David Hockney, certo.
David Hockney, il quale, io vi faccio vedere un'opera giovanile, perché a un certo punto lui si stanca dell'Inghilterra, si trasferisce in California, e questo è un inno alla California, e lui è veramente l'erede di Matisse, perché questo quadro è fatto di luce, luce del cielo, luce dell'acqua, luce dello spruzzo, nella quale non si vede neanche colui che si è buttato, si accontenta di quello spruzzo bianco. Ed è un grande pittore, insomma, il senso puro della pittura. Adesso, a più di 80 anni, fa di questi quadri, partendo dalle fotografie del telefonino, che poi variamente tocca, ritocca, eccetera. E sono quadri, io non so cosa darei per avere un Hockney, appunto, di questo momento, e lo proclamiamo grande erede della tradizione figurativa. Avanti. Ah no, perché devo ancora proclamare il più grande vivente, che secondo me forse è questo. Si chiama Longo, Robert Longo, è un americano che anche lui io esposi in quella mostra lì dell'80, figuratevi, 43 anni fa, mi viene la pelle d'oca solo a pensarci, ma io l'avevo incontrato a New York, avevo visto mi affascinava, perché era uno che aveva qualcosa di nuovo nella invenzione di una nuova immagine, ecco. E i tempi veniva assolutamente sottovalutato, perché prevaleva la chiave espressionista, bambocciante, eccetera, eccetera. E invece poi nel corso del tempo è arrivato immagini come questa bandiera americana, che non c'entra niente con le bandiere americane di Jasper Johns, non c'entra niente con le varie, con l'iperrealismo, tanto per dire, è un'altra cosa, c'è un grande senso nuovo, appunto, della invenzione dell'immagine. Avanti, per favore. Quarto pilastro, e questo è il pilastro della conquista dello spazio. E qui, cioè, la pittura che vuole uscire dalla propria bidimensionalità e conquistare lo spazio. E qui il padre di tutto è proprio un milanese, ed è Lucio Fontana. E quest'opera qui è stata fatta, pensate un po', è stata fatta nel 1949, cioè nell'immediato dopoguerra, quando il mondo era lontanissimo da tutto questo, nella Galleria del Naviglio, che era sul Naviglio, appunto. E io però la conosco bene quest'opera, perché l'ho ricostruita in una mostra del 76 al Museo di Bologna, intitolata Europa-America, appunto. E tutti riconoscono il fondamento di quest'opera. Insomma, e l'opera era così concepita, fate conto. Era uno spazio così, come questa fila, forse un po' più stretto addirittura, che lui aveva completamente, e io l'ho poi ricostruita, appunto, a Bologna, e l'ho ricostruita con i consigli della moglie Teresita, che a quel punto era ancora viva, e degli artisti che l'avevano vista nel 76, c'era chi era stato lì all'inaugurazione. Allora, lui aveva annerito questo spazio parallelepipoidale. Ecco. Si apriva una tenda, luce nera, luce di wood, quindi luce nera, queste cose le sapete voi, insomma, fatto sta che questa luce puntava verso il soffitto, verso questa forma informe. Quello che era incredibile era che, entrati, non si sapeva se il passo successivo ci sarebbe stato il pavimento o il vuoto, capite? Cioè, siamo nel 49. Tutto quello che poi abbiamo imparato a conoscere, cioè lo spazio, l'assenza di gravità, come si chiama quella lì? Per me qua è il percorso delle scienze cognitive, che abbandonano il determinismo anche loro in questo momento, e gli studi sul cervello mettono assieme psicologia e scienza, e le illusioni ottiche, la percezione, tutte le dimensioni della percezione, della cognizione, sono parte di questo momento storico. Per me l'opera, soprattutto come la descrivi tu, è proprio questo. Anche le opere che fai vedere dopo e nel libro sono tutte esplorazioni di questa nostra dimensione del conoscere, che è spiegabile
ma anche non spiegabile, e che è sempre un mistero molto affascinante. E se queste cose non le diciamo al Politecnico, dove le diciamo? Dove le diciamo? Dove le diciamo? Sì, è un fatto, perché insomma, allora cioè io ero un bambino naturalmente, ma mica si parlava dell'assenza di gravità, della Cristoforetti lì, alla quale secondo me le assomiglia per inciso. E capito, quelle dimensioni che abbiamo poi imparato a conoscere dopo, ma Lucio Fontana l'aveva pensato nel 1949, ed è da quel momento in poi che questa idea di espansione dello spazio non si è più interrotta, almeno due chiavi, andiamo avanti per favore, in almeno due chiavi, nella chiave americana, che è la chiave minimalista, che si è subito definito minimalista o strutture primarie, in America hanno detto strutture primarie, strutture primarie insomma, tipo Frank Stella che vedete in questo momento, della quale dico anche il Politecnico ha larghissimamente usufruito. Beh, guardate l'architetto, beh, siete voi gli architetti, ragazzi, non ve lo devo mica dire io, l'importanza fondamentale di quello che è arrivato dall'America è evidentemente indiscutibile, in quella chiave minimalista. In Italia invece ha avuto almeno due direzioni questa conquista dello spazio. La direzione romana, della quale è esempio Iannis Kounellis, allora, questa qui, io proprio stavo a Roma ed ero all'inaugurazione quella sera lì, quando Fabio Sargentini a Galleria Lattico, l'anno prima, nel 67, due anni prima, ero apposta andato a Roma per le mie passioni, appunto per le arti figurative, per vedere la leggendaria mostra del pappagallo di Kounellis, che era Galleria d'Attico, si chiamava Lattico perché era in un attico di Piazza di Spagna, insomma la mostra consisteva in un pappagallo. Cosa voleva dire Kounellis? Voleva dire la natura che entra nello spazio sacro dell'arte. Poi il figlio di Sargentini, proprietario della galleria, ha aperto una nuova galleria, era un garage, fra l'altro poi hanno imparato tutti a fare le gallerie nei garage, ha aperto una nuova galleria, in quel momento, ripeto, io stavo a Roma ed ero all'inaugurazione, e Kounellis, e questa è l'inaugurazione, insomma è il giorno dopo, fate conto, ha occupato questo garage con 12 cavalli. Cosa voleva dire? Voleva dire, anche qui, portare massicciamente la natura all'interno dello spazio sacro dell'arte. Immaginate, i cavalli di notte venivano ricoverati lì dietro, a Piazza di Siena, dove c'erano le scuderie per il concorso ippico. I cavalli stavano lì tutto il giorno, potete immaginarvi l'odore, ma l'odore, il messaggio era proprio quello, la natura appunto che entra nello spazio della galleria. Nella chiave invece torinese, anche questa fondamentale, avanti per favore, c'era costui che è Giuseppe Penone, eravamo tutti, ma proprio ragazzi a quel punto, il quale lavorava sulla natura, e a quel tempo mi disse, sì, dice, adesso io metterò una mano di ferro intorno a un alberello che ho appena piantato, nel tempo la natura si mangerà la mano di ferro. E infatti qua per me prevarrà. La cosa più interessante è quest'idea di materializzare la percezione del tempo. Com'è che fai a materializzare la percezione del tempo, che è una delle dimensioni percettive più impalpabili? Questo è... Esatto. E fatto sta che appunto la dimensione del tempo, fra l'altro, mi è arrivato ieri l'invito, Penone inaugura la settimana prossima una mostra alla Galleria Borghese di Roma, la Galleria Borghese, cioè un classico, ecco, ormai tutto ciò viene riconosciuto come un classico. Avanti per favore.
Ah no, scusate, nell'attualità, devo proclamare il re vivente appunto della conquista dello spazio, proclamerei costui che si chiama Anthony Gormley, il quale quest'opera l'ha fatta anche lui per quella mostra. Io proprio l'ho visto fare questa, con un matitone, fare questa figura che corre nello spazio ed emette energia. Il titolo è Out of this world, fuori da questo mondo, e cioè questa figura che corre fuori ed emette onde di energia, naturalmente di eredità futurista, e, perché lui è anche molto scultore Anthony Gormley, ed è affascinante, cioè, ai tempi anche lui veniva profondamente come dire, sottovalutato, e invece poi il tempo dimostra che è uno dei grandi scultori viventi, ecco, inglese anche lui. Avanti per favore. Quinto pilastro. Il quinto pilastro è quello del corpo. Voi capite, qui siamo molto vicini anche al teatro, molto vicini anche al teatro, ma proprio la dimensione, l'evidenziazione del corpo, della psicologia del corpo, del rapporto. E qui la regina, veramente colei che ha avuto l'idea originale, è Marina Abramovic, che vedete in questo momento. E l'opera più famosa che ha concepito Marina Abramovic è probabilmente questa, Kassel 1977, e io c'ero, uno di quelli lì dietro ero io, perché al pomeriggio si era sparsa la voce, Marina, che godeva già di grande stima, fa una cosa in un garage, tanto per cambiare, insomma ero lì anch'io. E fatto sta che la cosa era così concepita. C'erano, fate conto, due colonne, una qui e una lì, lei si è piazzata al centro col suo compagno, vedete qua, spalla a spalla, poi sono partiti per dare delle panciate contro queste colonne che dovevano scorrere su un cursore, insomma, in alto. Allora, una volta, due volte, tre volte, ma quella di lei, eccola lì, vedete, la vedete, si è bloccata, perché non è che fosse, no, tecnologicamente molto avanzata, era legno, insomma, quindi si è fermata. E però lei non si era segnata, perché è ripartita e ha dato un'altra panciata. Lui, a questo punto lui è sparito, e però lei sente stardita, e quindi un'altra panciata, e la pancia è diventata prima viola, poi rossa, poi la pelle si era, poi è venuto fuori il sangue, poi insomma alla fine lei è tutti là a dire basta, stop. E alla fine lei, insomma, è quasi svenuto a quel punto, e io ho provato molta ammirazione quella sera per lei, perché c'era una volontà ferra, insomma fortissima, di portare a termine il lavoro. Cioè lei doveva dimostrare qualcosa e l'ha dimostrato, cioè, il corpo dolore, no? Il dolore, la dimensione del dolore. Il corpo come materia di manipolazione nell'arte c'è anche nella scienza, tantissimi momenti dell'evoluzione scientifica del Novecento, a partire dalla ricostruzione del modellino a elica del DNA, hanno fatto esplodere le cosiddette scienze della vita, e mai come nel Novecento la materia viva è diventata oggetto di ricerca scientifica e di manipolazione. Quindi questa è una dimensione che è, se vuoi, anche semplice da intuire, certo. E anche un po' inquietante, forse anche in questo caso, certo. L'arte ci ha mostrato qualcosa che, certo. Che stava arrivando, un po' difficile poi da ricondurre agli impatti che può avere. E quindi vai a sapere poi lei quanto sa di quello che voi dite sul, no, dal versante scientifico, eccetera, però insomma tutto si lega. Questo è il nostro tempo, è la cultura del nostro tempo. Avanti per favore. Sesto pilastro. E poi il famoso problema dell'arte astratta, no, uno delle... L'arte astratta, io vi faccio vedere solo due opere. Un'opera è di un artista milanese, toscano di origine, il nome è Mauro Staccioli, che purtroppo non c'è più da qualche tempo, e questa opera fu fatta all'interno della rotonda di Via Besana. E come vedete c'è la cupola, no? Tutti vi ricordate la cupola, e c'era questa gigantesca virgolone che puntava in alto, ma
quindi sicuramente legato alla dimensione delle strutture primarie americane, ma con questa punta e quindi con un'idea di crudeltà, di teatro della crudeltà. Poi Mauro è la persona più dolce e simpatica di questo mondo, ma insomma l'idea di questo teatro della crudeltà che appartiene così profondamente all'Italia, insomma alla cultura italiana. E poi vi faccio vedere ancora, ecco, quella di un altro divo addirittura, che è questo qui, si chiama Anish Kapoor ed è un indiano londinese, quindi un londinese però di cultura indiana, e si vede perché lui è molto legato alla, appunto al pensiero indiano, per ora genericamente detto, e come vedete per esempio in quest'opera c'è proprio quest'idea della, questa è un'opera sicuramente ispirata a una dimensione vaginale, cioè insomma ciò da cui lui è affascinato è il vuoto, l'assenza di cellule. Nella fattispecie è affascinato dal vuoto vaginale, perché all'interno dell'assenza di cellule poi c'è l'uovo, cioè ciò che crea vita, ciò che crea cellule e vita, e tutto questo è molto, ripeto, molto legato. È un grande artista, insomma, Anish Kapoor, uno dei protagonisti. Poi, per chiudere, gli anni Ottanta. Ecco, gli anni Ottanta sono per me particolarmente affascinanti e sono stati effettivamente un discrimine fondamentale. Io vi faccio solo vedere tre opere. La prima opera è questa, è Keith Haring. Questo qui è Keith Haring, la sera in cui dipinse, e voi siete giovani, ma alcuni dipinse il negozio di Fiorucci in Piazza San Babila. Rita, tu te lo ricordi. Quella sera lì andammo a cena con lui alla locanda sul Ferino, vi dico anche dove, e poi ci trasferimmo lì, un radione grande così, e lui per tutta notte ha dipinto, e fra l'altro di lui si diceva no, i pittori selvaggi eccetera, ma che selvaggi, Keith Haring era un ragazzo delizioso e colto, perché fra l'altro aveva fatto l'accademia a New York e volle parlare un po' della semiologia, perché lui capiva il legame fra questo suo segno appunto e la semiologia appunto, e quindi tutta notte a dipingere e questo è, e poi fu lì che io lo invitai alla Biennale dell'84, questo era febbraio, fate conto, dell'84, e una mattina, io dormo la mattina, mia moglie andò ai magazzini del sale dove lui stava dipingendo e l'ha visto che puliva i pennelli in laguna. E allora mia moglie gli ha detto pollution, e dice che lui è diventato rosso come un peperone, ha detto oh no, just a bit, insomma si è scusato molto, quindi era un selvaggio da poco. No, per dire, allora, qual è il pregio degli anni Ottanta? È quello che hanno aperto il discorso, cioè hanno fatto saltare tutti gli steccati, capite? Questo è veramente fondamentale. Cioè, la generazione prima della mia ha conosciuto lo steccato storico fra l'arte figurativa e l'arte astratta, che non è stato uno scherzo, perché è intervenuto sulla prima pagina dell'Unità Togliatti, capito? Cioè, mica balle. Già la mia generazione non gliene importava quasi nulla, per noi il figurativo proprio avevamo già digerito, insomma, tutto quel problema lì. E ecco, gli anni Ottanta l'hanno fatto proprio saltare completamente. Allora io vi faccio tre esempi, un altro esempio è Grillo, appunto, che qui ne abbiamo già parlato precedentemente. Allora, questo è Keith Haring, dicevo. Avanti, per favore. Vi faccio vedere invece un esempio di un italiano, che è Omar Galliani, nel senso di la classicità, la volontà appunto di ricongiungersi con un'idea addirittura rinascimentale appunto della figurazione. Avanti, e la terza opera è questo capolavoro che io non so se l'avete già visto, se non l'avete visto correte, è all'Hangar Bicocca, perché è forse il più grande artista della mia generazione,
In verità io e lui siamo nati a 10 ore di distanza, lui alla sera dell'8 marzo, io all'alba del 9 marzo di un certo anno. Lo dico adesso non per fare il trenino della cosa, ma per dire insomma che cioè, la nostra generazione, non io naturalmente, ma cioè, ha affrontato grandi problemi, ha fatto una grande scommessa, anche la mia generazione. I sette palazzi celesti, per i quali Anselm Kiefer si è ispirato a... Allora, il tema deriva da un'antica teologia ebraica. Lui è profondamente legato a studi appunto di teologia ebraica. Però questi affari qui, adesso voi li avete visti di sicuro, ma non è che sono alti come quella bottiglia lì, sono alti 23 metri, quindi e fatti con un materiale, con materiali assolutamente simbolici e quindi assolutamente voluti, insomma. Allora, sette palazzi celesti. Comunque, adesso io non ho tempo di affrontare in profondità l'argomento, ma insomma, comunque, i palazzi celesti, l'altezza, è comunque legata alla ricerca di Dio, no? È una volontà di salire verso il cielo. Ma lui era, cioè io l'ho conosciuto tanti anni, nell'80 appunto, e lui è un tedesco. C'è un solo particolare, si rifiuta di parlare inglese, a priori, parla solo francese, infatti abita vicino a Parigi, insomma ha un grande studio vicino a Parigi, ama la cultura italiana, ama la cultura ebraica e quindi proprio una specie di cuore, ecco, della civiltà europea. E quest'opera, con tutto il suo fascino e con tutti i suoi valori simbolici, ce lo dice, insomma, ce lo conferma. Quindi ecco un altro esempio di generosità, appunto, della mia generazione. A chiudere, poi, devo proclamare il massimo erede appunto di questi anni Ottanta, e vi mostro quest'opera. Questa è una artista che si chiama Berlinde von Brueckere, insomma, è fiamminga, e abita a Ganda. Sede naturalmente del politico di Van Eyck, quindi insomma è un grande posto, ecco, della storia dell'arte. E come vedete lei opera intorno a una parola che è la parola magica, secondo me. Io lascerei adesso, io dico la parola e poi lascio la parola a lei, del nostro tempo, che è la parola metamorfosi, parola che ha origini antichissime naturalmente, che ha trasmesso i propri valori attraverso tutta la storia dell'Occidente, prima di tutto attraverso Ovidio, no? le metamorfosi, l'arte di secoli si è ispirata a quello. Mi fermo, vai a te, poi dopo vado avanti. Beh, metamorfosi è la trasformazione di un elemento in un altro, ma la cosa impressionante nel racconto che fai, parli anche di sincretismo e anche nelle scienze, è che questa trasformazione assume delle dimensioni che non ci saremmo mai immaginati, cioè i confini tra il mondo artificiale e naturale si perdono, si parla anche nelle scienze di convergenza tra le discipline, le scienze biologiche, le scienze informatiche, le scienze cognitive convergono in applicazioni che fanno perdere questo confine che... in cui ancora anche la mia generazione è cresciuta immaginando che fosse invalicabile, invece oggi così non pare. E forse allora guardare a quella dimensione dell'arte che allo sguardo lungo ci mostra cose che non capiamo, ma magari non le capiamo perché verranno, forse oggi è ancora più importante, perché le implicazioni di quello che stiamo scoprendo e costruendo anche attraverso la scienza forse vanno molto oltre quello che ci possiamo immaginare in termini di impatti. Quindi ritrovare questo legame tra arte e scienza forse è una delle dimensioni che dobbiamo affrontare, e forse sta anche succedendo, perché ci sono delle dimensioni del mondo scientifico che stanno guardando molto all'arte, tecnologie che stanno imparando linguaggi creativi.
Quindi forse questo può essere un messaggio giusto per il Politecnico, no? E infatti lei non lo sa, ma io quando arrivo a questo punto dico sempre, beh, insomma, l'idea di metamorfosi, appunto, partiamo da Ovidio, nutre tutta la cultura occidentale, passiamo da Kafka, cioè, no, l'uomo che diventa insetto, e arriviamo ai nostri tempi. Beh, intanto c'è per esempio un film come Blade Runner, che è dell'82, proprio vive, no? Il poeta è l'oggetto in pelle, cioè l'ominide, insomma, non l'uomo, ma un'altra cosa. Ma poi io faccio sempre un semplice esempio, adesso l'altro ieri proprio leggevo una notizia nella guerra, dice una bomba è scoppiata vicino a due giornalisti americani, uno è morto e l'altro gli hanno amputato una gamba. Ora quello lì gli metteranno una gamba artificiale sofisticatissima no, delle vostre scienze informatiche eccetera, e quella sarà già una forma estremamente evoluta e utile anche di metamorfosi, insomma, e l'arte, quest'opera qui è ispirata, l'idea di metamorfosi, perché quest'opera è ispirata a Icaro, al volo di Icaro, che come vedete ha la parte maschile e poi progressivamente si scioglie, perché Italo è andato verso il sole e si è sciolta la cera, e quindi poi Icaro è caduto. Proprio l'idea di trasformazione, appunto, della materia che entra nella metamorfosi. Insomma, tutto questo, per quel che mi riguarda, è quello che abbiamo vissuto. Abbiamo fatto molta fatica, abbiamo preso molti aerei, ci siamo molti arrabbiati, ma insomma ci ha dato anche parecchia felicità. Grazie. Grazie, prof. Sono incastrato qua.